Siamo alla Fabbrica delle Idee, questa organizzazione che Federbedon ha già voluto l'anno scorso e che oggi si sviluppa ulteriormente, si precisa, migliora e nello stesso tempo dà al decisore politico, all'amministratore pubblico un quadro di conoscenze, di informazioni ancora più approfondito appunto dello scorso anno. Possiamo dividere il lavoro che è stato fatto in due o tre grandi comparti. Ieri abbiamo verificato la logica della domanda pubblica, come si forma, come nasce e la sua centralità nel ciclo delle opere pubbliche in particolare, ma anche in quelle delle opere private. Non possiamo mai dimenticare che in edilizia, nella città, non c'è praticamente distinzione. La facciata di casa mia, del palazzo dove abito io, è pubblico. È una facciata pubblica perché tutti la vedono, quindi anche se la casa è privata. E quindi questa è l'importanza di creare una domanda pubblica appunto in senso allargato che dia poi lo sviluppo a un ciclo di programmazione e di progettazione praticabile, certo, stabile nel tempo, in modo che si possano raggiungere gli obiettivi che ci si prefissa. Abbiamo approfondito molto il tema della progettazione, in particolare della progettazione attraverso il numerico e quindi un'evoluzione, quindi questa informatizzazione complessiva del ciclo del progetto che ha visto anche momenti di criticità rispetto al quadro amministrativo vigente, in quanto il nuovo ciclo del progetto presenta inevitabilmente continuità, il ciclo del progetto invece tradizionale, così come secondo il diritto amministrativo italiano lo definiamo, è un ciclo che va per fasi, quindi confligge con questa esigenza di fluidità e continuità della nuova forma di progettazione e altrettanto la confliggenza c'è rispetto al fatto che il ciclo del progetto nel nuovo approccio che con un acronimo internazionale si dice BIM, Business Innovation Modeling, e praticamente arriva fino al poste opera, oltre la bara del materiale, oltre quindi il suo ciclo, diciamo così, apparente di vita, perché va oltre nella logica dell'economia circolare ad occuparsi anche l'oltre. Quindi passa sicuramente attraverso la gestione e naturalmente attraverso la costruzione. Di qui questo grande problema metodologico, politico e culturale appunto del nostro paese, che ha invece separato nettamente per motivi impropri, per via della questione della paura e delle purtroppo abitudini del paese in tema di corruzione, ha separato nettamente il ciclo del progetto dal ciclo della realizzazione dell'opera, creando qualche cosa che se lo sentisse oggi il vecchio grande ingegner Pierluigi Nervi salterebbe sicuramente nella tomba, perché il suo obiettivo era esattamente il contrario, continuità ed integrazione e addirittura identificazione tra progettista e costruttore. Oggi parliamo anche del tema della sicurezza, per la messa in sicurezza appunto dell'intero ciclo edilizio italiano, del patrimonio, del suo insediamento, quindi parliamo dell'Italia minore, dell'Italia delle grandi città, parliamo del tema appunto di Casa Italia, questo contenitore che il governo lancia per dare un segnale soprattutto e quindi una linea di tendenza verso un processo di rigenerazione urbana, riqualificazione dei tessuti insediativi minori e maggiori naturalmente, proprio per raggiungere non solo un obiettivo di sicurezza delle persone che vivono nelle città, nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, ma anche per ridisegnare un'immagine di un paese affidabile, di un paese sicuro, di un paese sereno, di un paese che ha riconquistato serenità in una dimensione molto più di sobrietà che non di, diciamo così, fuochi d'artificio.